in collaborazione con GESAC, Aeroporto di Napoli, Carpisa, Paradigm 404, Yamamai. Nuovo appuntamento con cibo e dintorni. Dove mi trovo, secondo voi? Ma per quanto mi riguarda, nel paese dei balocchi. Pensate, sono nella fabbrica di cioccolato Gaio Den, una tra le più antiche d'Italia, sicuramente la più antica in Campania. E oggi cercheremo di spiegarvi come sia possibile, da un baccello di cacao, arrivare a una delizia come quella del cioccolato Gaio Den. Restate con noi. Ed eccoci con la signora Maglietta, che noi ringraziamo, l'abbiamo distolta un po' da queste giornate frenetiche che precedono il lavoro di organizzazione prenatalizio. Ci mettiamo qui nel suo studio ben accompagnati da una dama che beve il cioccolato a Napoli, nel sud Italia, forse anche in Italia. Voi siete tra le più antiche fabbriche di cioccolato. Sì, a Napoli siamo la più antica. La storia di questa fabbrica, di questo piccolo laboratorio che è nato alla fine dell'Ottocento, è dovuta a Isidoro Den, questo giovane cioccolatiere piemontese che era nato nel 1870 a San Giovanni in Luserna e poi litigò col padre e decise di venire a Napoli. Perché Napoli? Perché questa scelta? Che oggi sembra strano che dal nord si viene al sud, perché allora Napoli era una capitale europea. C'era il trottoir in villa, c'era la casa reale e quindi naturalmente c'era la gran vita. Il laboratorio si evolse, diventò grande e si trasformò in una bella fabbrica che qui da allora, in via Vetriera, dietro al Cinema delle Palme, nel cuore della città. La storia del cioccolato però è ancora più antica, allora, vero? Ce la racconta brevemente? Sì, senz'altro. Il cioccolato è arrivato in Europa tramite Cristoforo Colombo, la scoperta dell'America. Infatti con la scoperta dell'America sono arrivate in Europa tantissime cose buone che non c'erano prima. È arrivato il mais, sono arrivate le melanzane, le patate e tra tutte queste cose buone è arrivato anche il cioccolato. Il cioccolato Cristoforo Colombo non l'aveva notato. Quello che invece veramente si è reso conto dell'importanza è stato Hernán Cortés, che era questo conquistatore che è andato in America 10 anni dopo Cristoforo Colombo, arrivò nel Sud America, arrivò nel Messico e incontrò la grande civiltà dei Maya e lui venne accolto molto bene dall'imperatore Montezuma e lì usavano addirittura i chicchi di cacao come moneta. La storia del cacao è veramente antichissima, così come la storia di Gaio Den. Nel corso degli anni, lei è giovanissima, però insomma si ricorda sicuramente anche degli antenati che hanno fondato questa. Quali sono stati i cambiamenti e le difficoltà? Sì. Allora, il fondatore è stato Isidoro Den con la moglie Onorina Gai, che erano due cioccolatieri, tutti e due piemontesi, fidanzati, che se ne vennero qui a Napoli. Ed il nostro marchio, che è molto bello, Liberty, che è stato fatto all'inizio del Novecento, ha qualcosa di molto moderno, cioè la quota rosa, perché Gai è il nome di lei, certo. Onorina Gai, Oden è il nome di lui. Quindi dai due cognomi è venuto fuori Gai Oden. È cambiato che ci siamo diffusi anche fuori di Napoli. Prima eravamo un'azienda prettamente napoletana, ci conoscevano tutti i napoletani in Campania, Salerno e le varie province. Invece adesso devo dire che essendo talmente buono e portando i napoletani regali lì fuori, siamo stati costretti ad aprire un negozio a Roma e uno a Milano. Beh, è una bella costrizione. È una grossa soddisfazione per noi, anche se è faticosa, perché certo, tenere tutte queste. È faticoso perché io ci tengo a sottolineare che questa è una fabbrica artigianale. Noi adesso ci spostiamo quindi nella fabbrica dove incontreremo uno dei figli della signora Maglietta, Dimitri Maglietta, che ci racconta un po' quali sono le peculiarità della lavorazione qui da Gaio Den del cioccolato che rende questo marchio unico e famoso in Italia. Venite. On the tip of our tongue, the word we most fear.
but it feels too soon. Eccoci dunque nel cuore di questa fabbrica di cioccolato, dove il profumo ci pervade davvero tutti i sensi, non solo l'olfatto. Lui è Dimitri Maglietta, quindi nuova generazione di questa famiglia di maestri cioccolattai. Dov'è il segreto del vostro successo? Il segreto è la familiarità. Qui questa è una piccola azienda, siamo tutti amici. Con i dipendenti, la direzione, siamo uno di famiglia, mamma con i tre figli, ed è secondo me il segreto principale di tutto. Però non dimentichiamo le materie prime. Assolutamente, è ovvio che il prodotto buono deve essere fatto innanzitutto con le materie prime migliori. Sicuramente voi siete un'autentica fabbrica artigianale, anche se le due parole sembrano in contrasto, è così? Sì, decisamente sì. Come si potrà vedere qua, l'80% è tutto fatto a mano, anche l'incartamento, la decorazione, anche le anime di cioccolattini, è tutto manuale, però ha il suo rendimento. E il vostro fiore all'occhiello, Dimitri, quale sarà? Qual è? Cioccolato Foresta, ovviamente. Assolutamente. Che è il nostro cavallo di battaglia ormai da 100 anni, quindi... E Cioccolato Foresta è anche il nome di un nuovo punto vendita, dove adesso ci sposteremo per raccontarvi dove va questa antichissima fabbrica di cioccolato Gaio Deni. Vi accompagno con piacere. Andiamo. Con Dimitri, eccoci, ci siamo spostati nel punto vendita di via Carducci Cioccolato Foresta, un po' ispirato al vostro cavallo di battaglia, come dicevamo, ma soprattutto perché il futuro? Questo è molto più che una cioccolateria. Assolutamente, l'idea nasce proprio da quello, da cercare di dare anche ai giovani specialmente un prodotto diverso. È un po' un paradosso, perché poi un prodotto diverso vuol dire un po' un ritorno alle vecchie concezioni, al passato. Infatti facciamo il pane al cioccolato, facciamo dei plum cake fatti in casa con sopra la Cioccolato Foresta. Diciamo che sono tutta una serie di prodotti, diciamo, innovativi, ma che ricordano un po' le vecchie tradizioni. Insomma, non solo cioccolatino, non solo prodotto buono da mangiare così, il pezzo di cioccolato, ma anche tutto quello che intorno al cioccolato gravita, e quindi una sanissima merenda. Io adesso voglio dire una cosa per la quale avrò molti nemici, ma insomma, invece del paccotto di patatine strafritte, untissime, eccetera, eccetera, e ingrassosissime, ma non è meglio una bella fetta di pane con una bella spalmata di cioccolato Gaio Deni sopra? Io direi proprio di sì. Assolutamente sì, ma anche magari con un po' di gelato. Certo. Gelato nostro, sempre artigianale, con tutte le materie prime. Insomma, da Gaio Deni molto più che cioccolatino. Adesso io ti risaluto, perché per il congedo finale di questa puntata e per il consueto appuntamento con Le Voilà mi risposto nella fabbrica. As long as we are together, one day. Ed io sono ritornata per Le Voilà, non poteva mancare una degustazione di questo cioccolato Gaio Deni che parla da solo, ma anche loro adesso vogliono farvi i loro auguri, visto che Natale è ormai alle porte, quindi grazie per essere stati con noi e buon Natale!